cittadini, è arrivata la calura che vi presenta Munnu Era. Attenzione, popolazione, vi annuncio che questa sera si contano fatti che non si contano, storia di briganti, di camorristi e di Zappaterra. Munnu Era, come era fatto Munnu una volta, come campavano questi antichi? Voi volete sapere come era fatto questo mondo di una volta, come facevano gli antichi? Sì? Sì? Sì. Sì. E allora finalmente andiamo ad incominciare, Munnu Era! Dall'elezione della feudalità alla Prima Repubblica! Munnu Era! Come facevano questi antichi? Io ogni volta che lo chiedo a mio nonno, ma come facevano l'antico? Sono di qua. Sono ancora i pezzenti. Sono ancora i pezzenti, mi dà sempre la stessa identica risposta. E quelli, gli antichi, facevano la pipì dagli ombelichi. Ma che significa sta cosa? Io non l'ho mai capito. Se ne contano veramente tante di fatti antichi. Certe fatti sono vere e certe fatti non sono mica tanto bene. Si conta pure che una volta tutti i popoli della terra vivevano in pace tra di loro e che tutti questi popoli veneravano lo Dio solo. Lo sole, il nostro unico padre. Tutti gli altri non sono padre, sono patrone. E lo sole con i suoi raggi fecondava la nostra madre naturale, la terra, che donava frutti a sufficienza in ugual modo per tutti qua. Poi però, non brutto giorno, arrivai a legge d'occhio forte, arrivai la prepotenza, a soverchieria, e fu tanto che la società cominciò a dividersi. Da una parte ci stanno le padrone che comandano, e dall'altra parte un popolo che trabaglia. In un mondo dove poi la maestra è l'unica maestra di vita, è così che cominciano ad arrivare pure le prime bande di briganti e poi arrivarono pure le camorristi. Per quanto riguarda i briganti, noi in Basilicata ormai siamo diventati dei veri e propri fanatici dello brigantaggio. Però le fatte antiche ma conta pure buono, perché a parte lo brigantaggio politico post-unitario, ma conta che da tempi antichi, dallo Medioevo, re, principi, possidenti, li feudatari facevano uso abituale di questi briganti. Li feudatari utilizzavano i briganti quando si facevano la guerra tra di loro, oppure quando andavano a fare la guerra contro il re, oppure utilizzavano bande di briganti per fare guerra contro altre bande di briganti. O molto più semplicemente si mettevano d'accordo tra di loro per lasciare tranquilla la proprietà. Chi si ribella allo sistema con la violenza può sopravvivere solo se protetto da uno di questi patroni. Altrimenti prima o poi potete stare tranquilli che ci muzzano la capo. Sì. Nel corso della storia tutti i tentativi violenti per un passaggio di potere dalle classi dominanti alle classi sottomesse sono sempre falliti. Il potere può condividere la violenza e qua stanno le camorriste. Ma lo potere no, quello va. Vedi qua, sta tutto colorito su barocastro. E lo popolo? Lo popolo è sempre dalla parte degli impreganti, perché la loro è una ribellione contro la miseria, contro la soverchieria, contro la prepotenza della nobiltà. Ma è odio animalesco che esplode e non è mai un programma antifeudale ben preciso. E com'era questo mondo feudale, questo mondo in avota? Tu sei buono, tu hai studiato. Lo sappiamo buono tutti quanti, qualcuno non sa ricordo buono. Tranquilli, mo chiamiamo subito lo contastoria. Contastoria, eccolo qua, che ci conta subito come era fatto questo mondo quando c'era lo feudalesimo e i poveri cristiani. Quando c'era questo feudalesimo, o mondo funzionava diversamente. Quando c'era questo feudalesimo, uno comandava. E comandava per tutti quanti, patroni e puro popolo. Attenzione popolazione, e questo qua che comandava era uno che stava molto in alto, ma molto 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 in alto. Se voi guardate oltre questo cielo raso, oltre le stide più lontane, ancora potete vedere che comandava. Lo Padre Eterno,
creatore del cielo e della terra. Solo che il Padre Eterno se ne stava nello cielo e per quanto riguarda i fatti più concreti, più materiali, aveva dato in appalto tutto quanto a quello che sta a Roma. Qui tu catena la coppola Yang. Upa, upa, bravo, upa. E tutti i grandi re, e tutti i grandi imperatori che avevano conquistato grandi terre con la spada, la forza e la violenza per stare più tranquilli, per dire... questa terra è la mia e non me la tocca più nessuno, se ne andavano a Roma, andavano dallo Papa, si inginocchiavano, o Papa ci metteva una corona in testa e da questo momento nelle loro carni cominciava a uscire sangue blu, non sangue rosso come teniamo noi. Da quel momento la terra diventava diritto di Dio, non si può accattare, non si può bene e non si può manco sparte. Questi grandi re imperatori poi da soli tutta questa terra non la potevano gestire, allora cominciano a chiamare gli amici loro, quelli che l'avevano aiutato a conquistarla, così facettero tutti questi feudatari, conti. Tu fai o conte, tu fai o marchese. Conte, dove andate? O conte non avanza. Attenzione però, signor conte, perché se tu sgarri io il re a terra, ma figlio nata votareto, attenzione. Questi grandi re imperatori non avevano pensato poi solo agli amici loro, avevano pensato pure a noi che siamo lo popolo. Per lo popolo c'erano le terre di Ludemani, terre ad uso civico, tutti quanti le potevano utilizzare per fare pochi fraschi e legna, per pascolare una rocchicella di mucche, di pecorello, addirittura coltivarlo un pezzettino per uno o più anni. Quando c'era questa servitù della greba, mondo funzionava diversamente, non ci stava questo problema che abbiamo oggi qua in Calabria, in Basilicata, sa caspita di disoccupazione. Faticavano tutti quanti, ricevevano giusto lo minimo indispensabile che serviva per campare e la protezione dello feudatario a cui appartenevano, come a terra dove nascevano, ma faticavano tutti quanti. Si sa però che poi ai potenti, a questi principi, signori, feudatari, soldi, palazzi e ricchezze non ci bastavano mai e cercheranno quindi nel corso della storia di pigliarsi sempre in ogni modo pure le terre dello demano, che erano le terre dello popolo. E quando ci riusciranno, queste vere e proprie rapine passeranno alla storia col nome di usurpazione. C'è quindi una lotta per la terra, a cominciare dalle terre dello demanio, e c'è una lotta tra quanti? Cavalieri! E re, per chi si deve pigliare tutte queste terre? Arrivano gli sarracini! E le aragonese, e poi arriva la gioina, la davota aragonese, e poi arrivano le francese, e poi ci stanno gli inglesi e gli americani. Oh Calabria mia, terra bella, tutti quanti vogliono comandare qua, in queste terre baciate dal mare Mediterraneo, da sempre teatrino dei pupi, di guerra e di migrazione. Mia bella Morea, mia terra amata, da quando ti ho lasciata non ti ho più rivista. Oh.